E bentornati su Super Mario Bros. Deluxe. Oggi cerchiamo di conquistare la torre sorvegliata da Kamek su Nuvole di Meringa. Non manca molto il completamento del gioco ed iniziamo il primo livello, zona dei blocchi sospesi. Let's go! Vediamo un po' cosa ci aspetta. Già blocchi sospesi. Non me la fa presagire molto buona, ma ehi! Poi questi non sono scoiattoli. Ora, è molto ilare la situazione, ma fa anche riflettere su quanto io abbia le mani fatte male. Dunque, cercherò di non farmi prendere per quanto mi è possibile da questi scoiattolacci. Oi! Ehi, salve! Oh, ma guarda un po', Natsuit! Let's go! Questa mi piace molto. E attenzione qua! Cercano di farmi cascare, mi fanno i trabocchetti. Devo stare anche attento a seguire la nuvola sotto, perché se la nuvola mi lascia indietro, poi i mattoncini stanno scomparendo dietro. Quindi devo anche essere bravo a... Eccola, vedi già... Ah, trampolino per arrivare dove? Ah, là sopra. Ah, ecco. Trampolino per arrivare sopra, qualora tu non abbia preso la tuta, certo. Ok, questi si formano, posso andare tranquillo. E moneta! Grande. Ora c'è l'altra moneta però, subito dopo appena scesi. E come la prendo questa senza power up? Ah, certo. Ecco, facendomi de del grande male. Ah, ma ti fa il passaggio, che bravo. Oh, aiuto. Oi! Ti fa il passaggio, che bravi. Allora, devo stare attento a quello che faccio ora. Vorrei arrivare al checkpoint. Però, riprendo qualche altra monetina, non c'è niente qui. Oh, che peccato. Neanche un power up piccolo. Vabbè. Oh, penso che ora ci sia checkpoint dopo il tubo. Però controllo sempre un qualche blocco nascosto, non si sa mai. Ad esempio, prima della torre, o meglio, prima del boss della torre, c'è sempre un blocco nascosto che ti dà un power up nel caso tu non l'abbia. Anche se ce l'hai te lo dà, quindi non è che se non ce l'hai, non è che se ce l'hai non te lo dà. Però era per dire. Allora, non so perché mi sto tenendo questo guscio, ma se te lo danno c'è un motivo. Eh sì, amico mio, mi sa che... Ah, non posso prenderla quella. Ok. Va bene, sbrighiamoci! Non voglio perdere il power up della tuta. Ok, si è fermato. Oh, meno male. Eravamo arrivati quindi. Mamma mia, qua che disastro che c'è. Ok. Vabbè, questo lo prendo giusto per... Tanto... Se devo perderci qua, ci siamo. Ok, presa. Grande. Vai, tutte e tre conquistate. Ragazzi, se arrivo a fine livello senza perdere neanche una vita, top. Top, sti cavoli. Purtroppo, se non mi faccio colpire, non sarei io. Se non mi facessi colpire, ecco. L'italiano non è un'opinione. Un po' insoddisfatto da non essere riuscito a prendere il 1-up senza motivo, andiamo a casetta di Todd e vediamo di prendere invece qui le power up. Ah, ok. Ah, qui veramente, se non siete proprio fissati col prendere il 2x e il power up più forte, basta che tenete d'occhio quello che dove c'è Bowser. Io vado un po' a caso, sinceramente, non mi interessa prendere power up particolare. E no, non è questo. Eccolo qui, questo è quello giusto. Ed infatti, per uno, peccato, peccato. Andiamo quindi a sinistra a fare il livello 2. Altalena sui funghi? Oh, non ho ben chiaro cosa sia. Ah, vabbè, ho capito ora cos'è. Beh, va bene. Magari c'è una... Oh, Yoshi! Grande! Aiuto! Ah, ma c'è la moneta lì sotto, devo prenderla. Eh sì, ti pareva che non funzionava. Lo sapevo. Vabbè, cercherò di prenderla senza far morire il povero Yoshi. Allora, devo arrivare qua proprio, no, preciso. Sì, perfetto! Grande, let's go! Ti mangio. Mangio anche il Goomba. Si può scendere qui? No. Andiamo. Oh, io devo stare attento a non perdere Yoshi, stavo dicendo. E cosa faccio? Lo vado quasi a perdere. Dai, su. Dai, Tato, vai. Vai indietro, dai. Ok. Wow!
Ok, grande. Un po' spericolato, ma ce la sto facendo tranquillamente. Senza troppo sforzo. Grande, ok. Dammi un bel power up ora, Yoshi. Un fiore sarebbe gradito. Perfetto. Ah, quello si va a buttare, Spiny. Poverino. Oh, c'è la Kitu. Ma che graditissima sorpresa, la Kitu. Guarda, non vedevo proprio l'ora di incontrarti. Vieni un po' qua, la Kitu, ti devo dire una cosa. Eccolo, questo ti devo dire. Potevo anche mangiarlo, però. No, andiamo sopra, perché mi sa che c'è la moneta sopra. Sì, ovviamente. Allora, questa scompare prima o poi. Non so quanto duri qui, ma penso che duri poco. Ecco, per l'appunto. No, Yoshi. Ho provato a salvarmi, ma non mi ha fatto. Non mi ha fluttuato, quindi non potevo fare nulla. Potevo solo farlo. Per morire, poverino. E poi morto, insomma. Ah, no, lì ci vuole la morte. Lì ci vuole Yoshi per entrarci, però. Ok, andiamo. Vabbè, ok, questi devo timare bene il tempo, no? Ok, stanno qui. Io basta che gli salto. Oh, preci al pelo. Poco più, poco prima o poco dopo prendevo una bella batosta. Grande. Andiamo, lasciamo quelli, quelle monete, non siamo meritevoli. E andiamo a finire questo livello, dai. Cioè, ormai ci siamo. Voglio dire, 3 monete, checkpoint superato da un bel pezzo. Eccolo. Tanto Yoshi non ce lo possiamo portare. Tanto vale lasciarlo lì. Volendo potremmo già andare al castello, ma no. Io ho deciso di fare tutti quanti i livelli, non so per quale motivo me lo sono messo in testa. Collina avanti e indietro. Ok. Ah, ah, ho capito. Ah, questo sarà particolare. Oltre che odioso da fare. Ehi, piano, dove vai, Speedy Gonzales? Presa. Immagino le altre quanto saranno più difficili. Ok, qui c'è un po' di gentaccia che spara. Là in alto potrei arrivarci. No, questo non basta. Infatti. Però questo sì. No, dai, ma naggia. Devo arrivarci in qualche modo lì. Non so perché, ma voglio arrivarci. Così ce la facciamo? No. Cioè, così ci se la può fare, ma non come pensavo io. Ecco qua. Oh, allora. Niente? Solo una moneta, ma perché allora? A meno che non c'era qualcosa sopra, ma ormai sono arrivato di qua. Meglio forse da dire. Ai ai ai. E qui c'è qualcosa? No, non c'è niente. Ah, da lì si esce ovviamente. E c'era sicuramente la seconda moneta in un tubo nascosto, tra l'altro. E qui sotto? Ah, ho capito, certo. Sì, vabbè, ora non ci posso più andare. Ho praticamente preso un colpo per nulla. Ok. Vabbè, è arrivata. Formula 101. Cos'è? Ma no, volevo saltarci. Va, faccio prima a crepare, guarda. Quella moneta si potrebbe prendere facilmente con la Natsut. Basta che fai un salto in più. Praticamente è il doppio salto quello che hai con la Natsut, quindi. Beh, direi di lasciar perdere e di proseguire senza sprecare ulteriori vite. Non dico che mi serviranno tutte, ma forse. Quindi. Ok, non so cosa ci sia là sotto, ma non voglio scoprirlo. Eccola lì. Natro. Ecco, rimasto in piedi, bloccato per sempre in stasi e via. Mamma mia, ragazzi.
Ok, tocca a Kamek ora. Torre degli ascensori a rotazione. Oh mamma. Che sono tipo quelli del 64? Fa un po' vedere. Ok, questo mi fa. Ok, mi fa male, ovviamente. Vabbè. Meglio la morte qui. Meglio la morte. Direi di riprovarci, Torre degli ascensori, che dici? Kamek, sto arrivando, eh. Vi risparmio tutti quanti i tentativi che ho fatto. Perché ho provato più volte a uccidere tutti quanti i nemici, però è un po' difficile. Eccolo qua. Oh, finalmente l'ho preso quello. Se no lo schivavo sempre. Allora, eh sì, dove vado? Buongiorno. Salve. Buonanotte. Quello da là sopra già mi sta mirando. Te pozzino. Boh, provo di qua, provo. Magari è meglio. Non lo so, ancora devo arrivare al checkpoint. Oh, cielo. Vai, preso, seccatore. Allora, qua ci sono gli Schele Koopa. Va bene, ragazzi. Intanto cerco qualche segreto, ma qui proprio mi sa che le tre monete me le posso anche scordare. Oddio, ma quello si può prendere sicuramente, quindi. Guarda, ti lascio perdere, me ne vado sopra. Se c'è il checkpoint ti dico grazie. Oh, bene. Ciao, eh. Ciaone proprio. Ok. Ah, la barra di fuoco. Aiuto. Ah, però dai. Power up. Oh, grazie. Ok, vediamo come lo perderò, eh. Probabilmente fuoco. E infatti, guarda, ti lascio giusto un ricordino della tua botta in testa. Andiamo. Ok, cerchiamo di non perdere anche questo perché penso che mi servirà contro Kame. Come, o meglio, non so cosa ha intenzione di. Guarda, non parlo più, va bene? No, non parlo più. Muto. Oh, che carino. Fammi indovinare, eccolo qua. Vabbè, veloce, veloce, prima che ci prenda la barra. Allora, probabilmente qui servirà per prendere la moneta, ma devo stare attento perché questi cosi schiacciano, eh. Ok, ci apriamo, perfetti. Ottimo. Ok, agendata. Bene, bene. Ah, sono proprio lenti quando si tratta di. Ah, lì c'era un power up, ma è andata. E ci siamo allora! Tra l'altro qui Bowser Jr. perché? Visto che è Kamek questo dominio. Ma non che sia molto importante, ma. Ah! Ci trasforma i blocchi, vero? Dunque, devo colpirlo, immagino. Prima che scompaia, perché lui scompare veloce, quindi. E ora trasforma i blocchi. Ah, solo così fa? Ok, pensavo peggio. Pensavo, sai, nemici e quant'altro. Ah, se riesco a capire dove compare veloce. Eh sì, però amico mio. Ah, trovato subito, eh? Dai, fai del tuo peggio. Addirittura. Non so se è insta-death quando ti colpisce Kamek. Ah no, stava lì. Lì non riesco a prendere. Oioi. Dai, devi scendere, Kamek. Aspetta, se riesco a prenderlo con questo, però. No, sì, vabbè, però lancialo in alto, per favore, Luigi. Lancialo in alto. Che cavolo. Si può lanciare in alto il guscio qua? Sì. Mi sta avvenendo il dubbio ora. Però è andata, Kamek, eh. Easy, easy. Scomparso per sempre, spero. Ora c'è la casa degli spettri. Amici, termino qui. Troppe emozioni, troppe sconfitte per oggi. Vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!